Amici di Diretta Sport, appassionati di volley, buona giornata da Cagliari. Fra pochissimo inizia una giornata importante con le finali territoriali del Under 13 6x6 maschile con le squadre L'Aquila contro CUS Cagliari. È quasi tutto pronto in questa giornata per vedere adesso come si svolgeranno queste finali, sempre in diretta con noi per seguire tutti i match della finali territoriali. L'Aquila e CUS sono arrivati in finale, quasi tutto pronto, le due squadre si stanno preparando per entrare in campo e questa sarà la prima partita importante per questi ragazzi, che hanno giocato tutta la loro stagione con le due squadre che adesso stanno entrando in campo con i giovani della CUS Cagliari, che sono sulla parte più lontana dei vostri teleschermi, a destra della rete, dall'altra parte invece con la maglia più celeste, la maglia più azzurra, è l'Aquila, che arriva a giocarsi queste partite con il primo servizio che arriva per la squadra ospite oggi e poi la schiacciata subito appunto con Luca Onnis a mettere a segno il primo punto della giornata per l'Aquila. E allora il servizio per Nicola Pau, ancora la ricezione, il palleggio nella parte opposta del campo, ancora la possibilità per rimettere il campo dalla parte opposta, non può schiacciare come vorrebbe Jacopo Casula, però poi va appunto il CUS, va subito a pareggiare. Uno pari in questa prima fase del match, il primo set con il servizio ancora profondo per Altieri, il palleggio, poi la schiacciata che non va a buon fine da parte di Mercanti. Allora il punto ancora per il CUS, poi vi leggeremo tutti i ragazzi che oggi giocheranno e c'è un'ottima giocata per Mandica. Due pari con il servizio che va per Stefano Mercanti. Molto alta il suo servizio, il palleggio, ancora Mercanti, poi dall'altra parte Sizia, poi un altro palleggio, prova a respingere il CUS, ma l'occasione per la schiacciata e ancora per Michele Sizia con l'Aquila, che va ancora a prendersi il punto 3-2. Alla profonda con il palleggio, poi ancora la schiacciata, tiene bene Pau. Ancora Sizia dall'altra parte, il palleggio di Del Rio, poi dall'altra parte ancora Alberdina. Adesso un palleggio molto alto, poi trova il punto Jacopo Casula. Buona giocata a parte di Casula. Allora si va ancora con il palleggio, la tiene in bagger Del Rio, si rigioca ancora con l'opportunità per un tentativo di schiacciata che va a buon fine, Manuel Dessì. Altro punto per il CUS. Alla profonda ancora il palleggio che non va dalla parte opposta della rete e quindi altro punto per il CUS. 5-3, ne approfitta la squadra di Luca Vitali, che va adesso al servizio ancora con Del Rio, alla rimandata dall'altra parte, una buona difesa adesso
e i ragazzi del Cus vanno ancora a rispedire pallone dalla parte opposta della rete. Poi c'è il fischio dell'arbitro che dà il punto al Cus per una infrazione. Altro servizio interessante del Cus, l'opportunità per la schiacciata che non va a buon fine questa volta di Sizia. Dopo un buon inizio, l'Aquila ha concesso alla squadra avversaria. Il Cus che ne sta approfittando, ancora Sizia non può schiacciare, però poi complice un errore della difesa del Cus, strappa il servizio. In battuta Luca Onnis, alla profonda con Argiolas, poi il palleggio di De Pau alla mandata all'altra parte. Adesso il palleggio è per Sizia, c'è il punto per l'Aquila e ritorna a farsi vedere sotto. Palla ancora profonda, non riesce a tenerla Gabriele Del Rio. E allora altro punto, e adesso sì che l'Aquila torna sotto. Break importante dei ragazzi di coach Cadeddu. Palla ancora lunga e profonda, ottima la battuta di Onnis, rimandata dall'altra parte della rete da Casula. Ora il palleggio, schiacciata tentata da Mele, e poi altro errore del Cus che riporta le cose in parità, 7 pari. Il palleggio di Del Rio, poi De Pau dalla parte opposta con l'errore questa volta di Nicola Pau, non ha dosato bene la sua azione difensiva. Punto per il Cus che torna avanti e torna a prendersi la battuta Jacopo Casula. Poi difficoltà per la ricezione di Mercanti. Ancora un punto, efficaci le battute, le due squadre. Adesso di nuovo Casula, profonda, stavolta la difesa di Onnis. Il palleggio per il tentativo di schiacciata di Mele, poi dalla parte opposta Lore Pau. Ancora il palleggio di Mandica per la buona giocata di Sizia. Si va a prendere anche il punto con il servizio che andrà per Mandica, il palleggiatore della squadra dell'Aquila. Ricezione buona di De Pau, poi la schiacciata ancora Mandica, poi deve rimandare Sizia, buona difesa, opportunità di schiacciata da parte di Argiolas, ci ha provato Nicolo Argiolas, niente da fare, di nuovo in pareggio. Allora si va ancora con la schiacciata profonda, tiene, e poi ancora Sizia, buona Alberdina, poi dalla parte opposta ancora Casula, ci prova Paola, sporca la difesa della Cus. Palla profonda ancora di Mandica con Pau che va ancora a schiacciare il primo tempo. 11-9 il punteggio per l'Aquila che adesso torna a farsi vedere. Ingresso in campo anche per Gherardi con Mandica che va in panca. Tanto insidiosa la rimessa di De Pau. E allora si gioca ancora con dei sì, il palleggio questa volta Mattia De Pau non trova
il pallone. E allora si va con il primo time out, con i ragazzi che vanno dai loro rispettivi allenatori. Allora noi ne approfittiamo per lanciarvi le due squadre di oggi, con l'Aquila in campo, con Luca Onnis, Michele Sizia, Tommaso Murtas, poi Nicola Pau, Lorenzo Mele, Nicola Delogu, poi Davide Vacca, Gabriele Gherardi, Davide Di Ghei, Stefano Mercanti, Matteo Mussi e poi Mandica. Dall'altra parte il CUS con Jacopo Casula, Enrico Altieri, Francesco Albertina, Nicolo Argiolas, Emanuele Dessì, Mattia De Pau, Gabriele Del Rio, Diego Trama e Luca Mereu. Ecco i due tecnici, Alessio Cadeddu da una parte, Luca Vitali dall'altra per il CUS. La Mandica lungo il pallone, si riprende il gioco, il palleggio per la schiacciata tentata da Nicolo Argiolas. Lunga, troppo profonda, 13-9. Prosegue il momento buono per l'Aquila. Ancora profondo con il palleggio di Dessì, poi la schiacciata tentata ancora da Argiolas. 14-9, altro punto per la squadra in casa. Altra battuta efficace, poi il salvataggio con Mele che va comunque sul pallone, forse era indirizzato fuori, lo sporca, non ne riesce a rimandarlo dall'altra parte del campo. Allora Cus appunto, e anche al servizio con De Pau si prosegue con la schiacciata efficace di Michele Sizia che si riprende il punto. 15-10. Buon momento ancora per l'Aquila in queste finali territoriali. Allora poi c'è il tentativo di schiacciata, niente da fare. Punto per il CUS, 15-11. Allora si può ritornare con il servizio nelle mani la squadra rosso-blu. C'è il cambio con l'ingresso di Francesco Albertina al posto di Emanuele Dessì. C'è il cambio voluto da coach Vitali proprio per il servizio nelle mani di Albertina. Alla insidiosa corta Mandica, poi Pau, c'è l'opportunità di schiacciata di Mele. La tiene il CUS con Casula, poi ancora l'opportunità di nuovo per la schiacciata di Pau, non riesce la difesa proprio di Albertina. Il punto. Allora con l'Aquila che torna in possesso del pallone con Lorenzo Mele pronto al servizio. Alla profonda, però va in campo, valutata male in fase di ricezione. C'è il primo ace della partita con Lorenzo Mele a trovare il varco giusto, il suo allenatore che approva. Allora il palleggio di Altieri, poi la schiacciata tenuta bene proprio da Sizia, la tentativo di Onnis si ferma sulla rete, il punto numero 12 per il CUS che manda in battuta Nicolò Argiolas. La profonda ancora Sizia, allora deve rimandarla Onnis dall'altra parte, la tiene Argiolas, poi il palleggio di Del Rio va ancora al Thierry, poi Pau ancora tenuta da Casula, ancora Pau che questa volta con un primo tempo perfetto mette giù, grande elevazione il giovane Nicola Pau che va anche al servizio, ottimo il suo stacco. Punto numero 18, 18-12,
la profonda, la tiene, decide di prendere l'Argiolas, poi il palleggio dalla parte opposta, De Pau, Mandica, sempre molto alto il pallone, anzi era di Mercanti. Allora si gioca ancora con il palleggio ancora per Onnis, che questa volta non trova la schiacciata vincente, e allora ci prova comunque senza paura Onnis. ...18-13... si gioca, si continua con la ricezione da parte di Mele, poi il palleggio, ancora il tentativo di schiacciata vincente di Mercanti, che trova vicino alla banda il punto numero 19... e allora Stefano Mercanti, che va anche al servizio, palla tenuta bene dalla ricezione di Argiolas, poi il tentativo di schiacciata che non va a segno da parte di Del Rio, cade nel suo campo il pallone, e allora 20-13, 7 punti di differenza tra le due squadre, tra la palla profonda, la ricezione di Argiolas, il palleggio, questa volta passa la schiacciata tentata da De Pau, adesso nuova opportunità per il Cus con Del Rio, che trova il centro del campo per prendersi il punto numero 14. C'è ancora il ritorno in campo di Gherardi, il libero prende il posto proprio di Mercanti, stavolta non trova il contatto giusto col pallone Gherardi, e allora punto per il Cus, 20-15, più 5 ancora da difendere per l'Aquila. Adesso il palleggio per la schiacciata, c'è il muro vincente del Cus con Jacopo Casula. Altro break e il primo stop, il secondo time out, il primo stop per noi. Eccole qua le squadre che riguadagnano il campo dopo il timeout, timeout che era stato chiesto da coach Cadeddu dell'Aquila per parlare con i suoi dopo il recupero che sta orchestrando il Cus con dei buoni servizi, qualche errore in ricezione per i giovani dell'Aquila, che adesso devono difendersi ancora dal tentativo di Casula, stavolta Pau, poi è Mandica con la schiacciata, un altro muro dominante di Casula, il secondo consecutivo muro vincente per Jacopo Casula. 20-17, altro mini break del Cus che sta recuperando, altro buon servizio orchestrato da Del Rio, però poi ci mette il punto esclamativo Michele Sizia con la sua schiacciata in diagonale. Al posto 4 riesce a trovare le diagonali giuste Sizia, tanto la ricezione di Altieri, poi Alberdina con il pallone che è stato lasciato proprio da Alberdina, pallone che cade nel campo, ha vista male il ragazzo maglia numero 6. Tant'è che palla in mano per Luca Onnis, palla profonda, buona ricezione ancora di Del Rio, poi dalla parte opposta De Pau, Mandica prova, poi con la schiacciata, piccola
Lorenzo Mele. Punto per l'Aquila, che si avvicina a guadagnarsi il primo set. Ancora Onnis, lunga e profonda, la tiene in ricezione Argiolas, poi Mandica sceglie ancora Sizia, questa volta pallone profondo, viene letto per un attimo da Del Rio e poi non riescono a completare il recupero, 24-17. Allora l'Aquila si guadagna il diritto a battersi i primi set point della partita. Sono 7 questa volta, troppo profondo Luca Onnis, 24-18, e la palla in mano a Jacopo Casula. Pau in ricezione, poi il pallone alto dove Mele può mandare dall'altra parte, palla fuori. A festeggiare sono i ragazzi maglia rosso-blu del CUS, che si portano a 19, iniziano a recuperare qualche punto. Palla lunga, ancora Onnis, il palleggio per la schiacciata in diagonale di Sizia, ancora fuori, altro punto per il CUS. Adesso è meno 4 il CUS. Sempre il servizio profondo di Casula, poi c'è il palleggio con l'infrazione per il CUS. Il punto è il punto numero 25, 25-20, il primo set per l'Aquila, che strappa in questa finale territoriale della FIPA Cagliari Under 13 6x6 maschile, con il primo punto del set della squadra in casa, che è l'Aquila, che si porta avanti 1-0. E allora noi ci fermiamo per qualche istante e poi subito in campo per il secondo set. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed eccoci ritornati a Cagliari per questo secondo set tra la squadra di casa dell'Aquila in vantaggio, un set a 0, 25-20 contro il CUS, questa finale territoriale Under 13 maschile, le due squadre che sono arrivate a giocarsi questa finale di oggi, finali territoriali organizzate dalla FIPAV Cagliari, che vi dà la possibilità con noi di Diretta Sport di seguire queste finali. Ed eccola qua, subito si riparte con il secondo set, il palleggio per poi la schiacciata tentata da Mercanti, niente da fare per la difesa del CUS, e allora si va subito con il primo punto per l'Aquila, 1-0. Altro palleggio in difesa, la magia per salvare il pallone di De Pau, poi ancora la possibilità per chiudere, non ci riesce Mercanti, e poi però non è Mandica che va a controllare. Altro punto, 2-0. Ancora Pau al servizio, l'Aquila ha ripreso subito con forza
forza che ci mette nel braccio Pau. È troppa e quindi palla fuori, il Kus strappa il primo punto del set 2-1. Palla in mano a Jacopo Casula. Il primo set, due muri vincenti per Casula, far valere la sua altezza sotto rete. Buona la schiacciata di Onnis, altrettanto la difesa di Casula, e poi non riesce Alberdina a mettere il pallone dalla parte opposta della rete. 3-1 il punteggio per l'Aquila, che va anche al servizio con Mercanti. All'alta la tiene bene in ricezione Mereu, e poi c'è l'errore ancora in attacco. Altro punto per l'Aquila, c'è un altro piccolo break con l'opportunità. Ancora al servizio Stefano Mercanti, questa volta sbaglia l'angolo della sua battuta Mercanti, allora 4-2, palla in mano ancora al Kus, che prova come ha fatto già nel primo set a recuperare i punti dopo un primo rilancio della squadra dell'Aquila. Intanto qua un po' le magie sotto rete, poi a chiudere il punto Mandica, palla che va giù nel campo del Kus. Palla molto profonda, la tiene, decide di provare a metterci le mani Mereu, palla che però finisce fuori, e quindi altro punto, sono 6-2. Ancora Onnis con il servizio, questa volta sbaglia la battuta Onnis, e allora punto Kus. La profonda la tiene la ricezione, poi prova anche la schiacciata Sizia. Buona la difesa del Kus, che deve rimandare dall'altra parte con Mereu il palleggio, e poi non riesce il buon impatto sul pallone per Lorenzo Mele, e allora il punto torna ancora in casa Kus, che prova a farsi vedere sotto. Ancora 6-4. Servizio di Alberdina, lo contiene l'Aquila, nuova opportunità però per il Kus, non può chiudere con schiacciate, allora prova a piazzarla lontana De Pau, e invece poi arriva invece la schiacciata di Sizia, che fa punto numero 7. Resta sempre qualche punto avanti la squadra di casa dell'Aquila. Mandica con il pallone che arriva sotto rete, la rimette dall'altra parte bene Mereu, nuova opportunità ancora per la schiacciata di Sizia, letta bene questa volta il palleggio di Altieri, poi il pallone mandato lontano da Argiolas, l'opportunità ancora con Argiolas, va Altieri a rimandarla dall'altra parte, adesso è Pau che prova dall'altra parte, sempre Altieri, tocco di De Pau, allora ancora dall'altra parte, Pau sceglie sempre Sizia al posto 2, Sizia ha dimostrato di riuscire a far male, buona la schiacciata di Mereu, e poi la va a chiudere Pau con il punto numero 8, uno degli scambi più lunghi del match. 8-4, palla insidiosa con l'ottimo servizio messo a segno da Mandica. E allora il time out chiesto da coach Vitali, va a parlare con i suoi ragazzi, seguiamoli. Dobbiamo essere precisi, le cose semplici.
soffiamo. Allora, con Coach Vitali che dà le indicazioni ai suoi ragazzi, si riparte. Si ritorna in campo per questo secondo set, 8-4. Sì, poi 9-4 il punteggio con l'ultimo punto per Mandica. E allora si va con il pallone, la ricezione di De Pau, poi non trova il timing giusto Argiolas. E allora altro punto, 10-4 per la squadra che va ancora al servizio, sempre con il suo palleggiatore che questa volta sbaglia. ...10-5... palla in mano Niccolò Argiolas. Buona la battuta, con qualche problema tra Mele e Gherardi, con Mele che fa una finta al suo libero, non trova il tempo giusto sul pallone. Sesto punto, e allora Onnis il palleggio, Sizia deve rimandare dall'altra parte, la contiene De Pau, il palleggio di Casula, poi Altieri ancora dalla parte opposta e poi ci mette le mani Pau, palla profonda che va a punto, 11-6. Buona opportunità anche questa. C'è il cambio, esce Mele, fa il suo ingresso in campo Nicola Delogu per l'Aquila con il pallone in mano a Sizia. Poi c'è il palleggio di Mereu, poi dall'altra parte non riesce a rimandarla Enrico Altieri. E allora punto numero 12 per la squadra che torna al servizio ancora con Michele Sizia. Ricezione buona di Alberdina e poi c'è il punto chiuso bene da Casula, 12-7. C'è un cambio da effettuare per il CUS con Tramma che entra in campo e va anche a prendersi il pallone, esce per il momento Altieri. Alla lunga con Mandica che poi il palleggio di Paola, schiacciata troppo fuori misura di Mercanti, palla che si perde sul fondo, punto numero 8 per il CUS che torna ancora in battuta con Tramma. Contiene Mercanti e poi riesce a trovare anche un altro punto Pau. Buona anche la ricezione da parte di Mercanti, gesto d'intesa anche con il suo coach. Ancora il servizio, il palleggio in profondità, la schiacciata molto lunga di De Pau, palla troppo profonda. Altro break per l'Aquila che torna sul più 6. Palla salvata bene, allora il palleggio con il pallone che viene salvato con una magia dall'Aquila, sembrava appunto per il CUS che deve tornare ancora a provarci, non chiude Casula e poi c'è il punto che alla fine va a segno per il CUS, punto numero 9. Altro cambio, rientra in campo Manuel Dessì con Alberdina che esce.
con Amereu, palla tenuta bene da Onnis, che va anche a schiacciare, bella schiacciata sul posto 4 di Onnis. Il punteggio, palla ancora in mano a Nicola Pau, palla che questa volta esce male dalle mani del numero 14 dell'Aquila, e allora punto su errore al servizio, cambio punto con Lecus che va in battuta con Jacopo Casula. Pau in ricezione, poi il palleggio sbagliato, Mandica, e allora punto regalato e offerto al CUS. Anzi, poi c'è una correzione, l'infrazione viene data al CUS, e allora si resta con il pallone per l'Aquila, che allunga a più 6. Allora poi la schiacciata tenuta benissimo da Pau in difesa, poi non riesce il CUS a chiudere il punto. Altra magia per l'Aquila, che adesso sta giocando una buona pallavolo anche sulle ali dell'entusiasmo. Qua sbaglia la lettura Mattia De Pau, altro punto, il 18° per l'Aquila. Palla profonda, adesso ci prova con la palla contesa, finisce ancora nel campo del CUS. Altro punto, il 19, quindi più 9 per l'Aquila, che continua in battuta. La ricezione, poi il palleggio per il tentativo di schiacciata con la chiusura del punto, efficace Nicolo Argiolas a prendersi la schiacciata, a indurre nell'errore la difesa di Onnis. Niente da fare, allora si va ancora con un cambio per l'Aquila, che fa entrare Matteo Mussi nell'uscita di Stefano Mercanti. Anche Mussi entra in campo, seconda linea per lui, posto 1 al suo ingresso. Pau in ricezione, il palleggio di Mandica, poi la schiacciata che funziona di Sizia a riprendersi il pallone. 20-11, nuova battuta per Luca Onnis, insidiosa con la ricezione difficoltosa da parte di Casula. E allora 21° punto, più 10. Adesso si fa dura per il CUS recuperare questo set che sta andando. La ricezione di Mereu, poi il palleggio, la mette dall'altra parte, ancora De Sì, nuova opportunità, sempre De Sì, poi è Pau, il palleggio di Mandica, la respinge dall'altra parte De Logu, e allora poi anche Tramma fa la stessa cosa, il palleggio per il tentativo di spinta del pallone di Sizia, va a prendere il muro del CUS, che però non è efficace, non va dalla parte opposta. 22-11, palla profonda, la ricezione di De Pau funziona, poi Casula prova in profondità, Pau la tiene, Mandica ancora per la schiacciata vincente di Sizia, mano calda per Michele Sizia. Ventitresimo punto per l'Aquila, che continua nel suo momento buono. Ancora la battuta efficace di Onnis, ancora problemi in ricezione, poi Casula bravo a respingerla dall'altra parte, non riesce a salvarla poi l'Aquila. Il CUS strappa
il servizio alla squadra avversaria per l'ottima giocata di Jacopo Casula, tra i migliori dei suoi. Intanto le operazioni per sistemare il numero di maglia del tecnico del CUS Vitali. Al suo numero 10 Emmanuel Dessi. C'è ancora tutto pronto. Mandica dall'altra parte, eccolo qua, proprio Dessi. Poi c'è l'errore con l'Aquila che va a prendersi il 24esimo punto, 24-12. E allora arrivano i set point per l'Aquila anche in questo secondo set. Sono addirittura 12. Con l'ingresso di Digay proprio in battuta, eccolo Davide pronto, palla profonda, la tiene in qualche modo Dessi e poi la chiusura dell'Aquila che chiude anche questo secondo set 25-12 per il secondo set che torna ancora nelle mani della squadra dell'Aquila che va 2-0 al 25-12. E allora noi ci prendiamo un'altra breve pausa per spot e poi state con noi perché si torna sempre qui in diretta da Cagliari per il terzo set tra l'Aquila e CUS Cagliari. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ritornati in diretta per questa finale territoriale tra Aquila e CUS Cagliari Under 13 maschile. 2-0 il punteggio finora per l'Aquila, la squadra di casa che sta conducendo per effetto del 25-20 e 25-12 sul CUS che adesso parte subito bene con la prima battuta vincente che ha indotto l'errore la squadra dell'Aquila e quindi primo punto. Ottimo il servizio da parte di Del Rio, poi però la ricezione altrettanto importante dell'Aquila che trova scoperta la parte centrale del posto 6. Allora è Pau che va profondo, la ricezione di Mereu, poi il palleggio di Altieri, poi il palleggio dalla parte opposta per la schiacciata ancora molto potente di Luca Onnis. Onnis e Sizia dal posto 2 e posto 4 stanno dando problemi e grattacapi alla difesa del CUS.
E allora Pau ancora profondo, la ricezione con difficoltà da parte di Mereu, non tiene. E allora altro punto per l'Aquila, che parte subito a mille anche in questo terzo set. Sempre Pau al servizio. Palla sempre profonda, ancora su Mereu. Altro errore in ricezione, non facile da prendere per Mereu. Le buone battute da parte di Pau, che punta sempre il posto 6 questa volta. Mereu l'ha salvata, poi non riesce il Kus a chiudere. Altro punto ancora con Pau in battuta. Fischio dell'arbitro, palla profonda, questa volta su Del Rio, e la salva in qualche modo ancora per la seconda volta. Poi pallone che cade giù, a festeggiare è sempre l'Aquila. Altro punto, 6-1 il punteggio. E allora coach Vitali è obbligato a chiamare il time out. Le due squadre che vanno a parlare con i loro rispettivi allenatori. Anche coach Cadeddu a dare indicazioni ai suoi ragazzi, eccoli, però vanno a ritornare in campo dopo questo timeout con il punteggio che dice 6-1 per l'Aquila, che dopo aver chiuso il secondo set con un buon parziale ha riaperto di nuovo anche il terzo set con grinta. E allora 6-1, buon vantaggio per Mandica. Il palleggio che questa volta non va bene per Onnis, e allora esce dal timeout il Kus con la palla in mano. 6-2 a rompere il lungo turno in battuta, e l'Aquila che ha portato al più 4 di vantaggio. E adesso buona battuta di Altieri, il palleggio di Mandica per il tentativo di schiacciata di Delogu si prosegue con Del Rio, il palleggio con Dessì, e allora ancora la schiacciata di Delogu, il salvataggio della difesa, poi però non riesce a completare la magia Mereu, e allora palla che finisce giù nel campo. Il punto per l'Aquila. Altro punto con la grande battuta, il grande servizio da parte di Delogu. È entrato molto bene in partita anche Delogu in questa fase, poi però sbaglia il secondo servizio. Comunque per lui anche un punto importante poco fa, per allungare ancora 8-3 più 5 per l'Aquila. C'è il tempo per i ragazzi del Kus ancora di recuperare, e allora ci prova Mandica, poi la schiacciata che va a rete da parte di Sizia, e allora altro punto Kus, 8-4. Sempre palla in mano a Casula. Insidiosa la battuta di Casula, poi c'è la magia delle due difese e poi c'è il fischio per una infrazione segnalata al Kus dopo un doppio salvataggio da parte delle due difese. Poi l'errore, e quindi punto all'Aquila che va anche al servizio. La ricezione di Altieri, il palleggio effettuato da Tramma, e poi non riesce a chiudere il punto. E allora si riparte con il punteggio che dice 11-7, con il pallone che adesso verrà riconsegnato all'Aquila con le mani tranquille di Mandica per questo vantaggio
che prosegue da parte della squadra in maglia azzurra, che continua a condurre 25-20, 25-12, i primi due set, adesso il vantaggio 11-7. Allora si va però con il palleggio per Tram. Allora Pau dà la possibilità ancora della schiacciata di Mussi e poi c'è il pallone che va a finire fuori sotto le indicazioni del tecnico Cadeddu, che dà ai suoi il consiglio di lasciare il pallone, e finisce fatalmente fuori 12-7. Palla ancora molto profonda, la tiene Casula, poi il palleggio per Del Rio, la schiacciata ottima da parte di Luca Mereu, palla che va giù nel campo dell'Aquila, quindi ottavo punto per la squadra in maglia rosso-blu, che va anche a cambiare i suoi giocatori, pronto a fare il suo ingresso in campo ancora Mattia De Pau, con l'uscita di Enrico Altieri. I due tecnici stanno facendo girare tanto le loro panchine, tutti questi ragazzi, i giovani, il futuro del pallavolo maschile, con il palleggio adesso Pau sbaglia tutto, e allora altro punto, 12-9 il punteggio, continua e si prosegue ancora il palleggio di Pau, prova la schiacciata profonda che va anche a segno con Matteo Mussi, altro punto questa volta per la squadra di casa, 9-13. E allora con le due squadre che adesso andranno al cambio campo per questo terzo set, con ancora il vantaggio in cassaforte per la squadra dell'Aquila, 2-0 in questa fase del match, con il vantaggio 13-9. Allora facciamo un brevissimo spot e torniamo subito in diretta per questo terzo set. Eccoci tornati in campo, è quasi tutto pronto per riprendere ancora questo set, e il terzo set con la squadra dell'Aquila in vantaggio per 2-7-0 e poi 13-9. Due squadre si sono già schierate in campo, c'era il cambio campo da effettuare in questo frangente di gara, con il pallone che torna nelle mani di Davide Vacca. Alla dovrà essere ribattuta, manca il fischio dell'arbitro. Allora di nuovo palla in mano su Vacca, che va a giocare il suo servizio, la ricezione, poi il palleggio per il tentativo di schiacciata di De Pau. Allora ancora la difesa di Mandica, poi c'è il gioco che torna nel campo del Cus, la schiacciata profonda, con il punto vanno a festeggiare la schiacciata di Mattia De Pau, punto numero 10 per il Cus, che effettua anche con coach Vitali due cambi. Il primo fuori Casula, ritorna in campo Nicolo Argiolas, e poi ritorna in campo anche Alberdina con
il giocatore in maglia numero 6 che va anche al servizio. Il palleggio non perfetto da parte di Gay, e allora il punto numero 11 per il Cus, che si riavvicina. Ancora Alberdina in ricezione, la tiene De Logu, poi a rimettere dall'altra parte Mussi, il palleggio con l'infrazione per De Pau, e allora per l'arbitro il punto è il 14esimo che va per la squadra adesso in battuta con Di Gay. Palla profonda, il palleggio la tiene in qualche modo la difesa del Cus, che ha l'opportunità per un momento con De Pau, che ha visto la possibilità di schiacciare. Allora, dopo un attimo di indecisione, c'è stato da parte dell'arbitro la segnalazione del punto numero 12 per il Cus, che torna in battuta con Del Rio. Tutto pronto, va Del Rio, corto, ma c'è la ricezione. Allora Di Gay con il pallone che finisce ancora la disponibilità della schiacciata perfetta da parte di Dessì. Palla profonda nel campo, nell'angolo dove non ci può arrivare nessuno. 14-13, si fa sotto di nuovo il Cus, e allora altro servizio per Del Rio, la ricezione di Mercanti. Poi c'è la schiacciata in diagonale con il pallone che non viene difeso bene da Mussi. Il Cus ne approfitta e torna a farsi sotto, 14 pari, nuova parità. Ancora insidioso questo servizio, palla dalla parte opposta e poi non riesce il Cus a giocare questa nuova azione d'attacco. Regala il pallone, brivido, Cus fiutava il sorpasso, niente da fare, e allora si torna al servizio con Di Gay, palla profonda, la ricezione difficile, difficoltosa da parte di Alberdina, e allora punto numero 16 per l'Aquila. Ancora con Di Gay, pronto al servizio, profondo e basso, ancora insidioso il servizio di Davide Di Gay. 17-14, torna sopra di 3. Stavolta la palla è corta, varia tanto il servizio di Gay, altro punto con il suo servizio. 18-14, il Cus dopo aver recuperato tutto si è fatto rinfilare su questi servizi insidiosi di Di Gay, questa volta tiene bene l'opportunità, questa volta per il gioco con Mandica, che non riesce a palleggiare bene per De Logu, e allora appunto Cus 18-15, palla in mano a Mattia De Pau. La ricezione, ancora Mandica, prova la schiacciata di potenza Onnis, grande difesa, poi il muro di Onnis a sporcare la schiacciata che poi porta il punto e porta il nome di Niccolo Argiolas. 18-16, di nuovo meno 2 Cus. Anche per l'Aquila la ricezione difficoltosa con Mussi, meno 1 Cus. Allora 18-17,
sempre De Pau al servizio. Sbaglia ancora la ricezione l'Aquila. E allora si ritorna ancora in parità, 18 pari. Terzo set, sicuramente il più combattuto del match, col Kus che vuole restare aggrappato a questo incontro, questa finale territoriale, con l'Aquila in vantaggio 2-0. Allora il pallone dalla parte opposta del campo di Gay, Mandica al palleggio, prova la schiacciata Delogu e prova a trovare il tocco avversario, palla che non lo premia, e allora c'è il sorpasso Kus. De Pau profonda, la tiene questa volta la ricezione, poi la schiacciata tentata da Onnis, ancora buona lettura, poi il pallone che viene letto male da Davide Vacca, e allora punto per il Kus, 20-18. E allora si va con il time out per l'Aquila e per il Kus. E allora seguiamo in con il time out che avete visto dei due allenatori, con coach Cadedu a cercare di rivitalizzare i suoi, e allora si esce dal time out con un altro punto per il Kus, che continua ad allungare. Mattia De Pau profondo il palleggio, Mandica, palla profonda di Mussi che non va dalla parte opposta della rete, 22-18. Ancora il palleggio con l'errore questa volta da parte del Kus, non riesce Manuel Dessì, e allora 19° punto con Nicola Delogu al servizio, palla molto profonda, la tiene in qualche modo e poi non trova trama il campo avversario, 22-20. Sempre al servizio Delogu, palla insidiosa questa di Delogu e poi sbaglia anche Emmanuel Dessì. Allora time out chiesto da coach Vitali sul 22-21. Allora breve spot per noi. Si ritorna in campo con la fine dei time out e allora si va con un altro punto portato a casa dall'Aquila all'uscita dal time out chiesto da coach Vitali, e allora c'è di nuovo il pareggio con l'opportunità nuovamente per l'Aquila che va a vedere il pallone che esce fuori, altro punto per la squadra di casa che torna a farsi sotto, torna avanti.
palla ancora profonda, ottimi servizi sempre di Delogu, altra difficoltà in ricezione, 24esimo punto. E allora attenzione ai match point in arrivo, con l'opportunità di entrare in campo anche per Tommaso Murtas, che rileva Luca Onnis. Grande partita anche per Onnis, entra in campo anche Tommaso Murtas con questa giocata ancora al servizio di Delogu. Palla insidiosa, la tiene in qualche modo la Di Gay, il pallone ancora per la schiacciata che va a buon fine, e poi in qualche modo il Cus riesce a mettere giù il punto, con anche Murtas che ha provato a farsi vedere. 24-23, palla in mano a Nicolo Argiolas, anche questo un servizio interessante, c'è una nuova opportunità, il palleggio Mandica con Murtas dall'altra parte del campo, la Mandica, il palleggio ancora per il numero 36, il 96 ancora per Murtas, il tocco sotto di Murtas che mette il punto esclamativo, il sigillo al 25-23 per la vittoria della squadra dell'Aquila, che va a festeggiare il punto del 3-0. 25-23 a chiudere anche questo set, con i primi due che erano terminati 25-20 e 25-12. Le due squadre adesso vanno a festeggiare, vanno a salutarsi per questa partita, con questa finale territoriale under 13 che si porta a casa la squadra del L'Aquila contro il Cus, un 3-0 per chiudere questa partita. E allora noi ci salutiamo, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia ancora con Directa Sport. A presto sempre per il grande volley sui nostri canali.